Nulla di fatto ancora una volta per l'affidamento del campetto di via Portella della Ginestra. L'ennesima gara svoltasi ieri a Palazzo del Carmine ha infatti visto solo la presentazione di 4 ditte, tutte escluse, chi per motivi inerenti alla documentazione, chi invece per la mancanza dei requisiti richiesti nel bando per l'affidamento predisposto dall'amministrazione comunale. Sulla vicenda interviene il comitato di quartiere Balate Pinzelli, che torna a chiedere al comune l'affidamento dell'impianto. Purtroppo il bando che non è andato a buon fine consolida il nostro pensiero che, per come viene presentata la richiesta fatta da parte del comune, nessuno potrà approcciare e gestire con le condizioni apportate richieste, nessuno potrà gestire questo impianto. Noi come comitato di quartiere ancora una volta ribadiamo che vorremmo gestirlo in stretta economia, con una gestione interna, e riconoscere gli eventuali introiti, una percentuale degli eventuali introiti concordati direttamente con l'istituzione, li vorremmo riconoscere ai servizi sociali, quindi rendere così fruibile il bene, dare un po' di ossigeno anche ai servizi sociali che ne hanno veramente bisogno, e non lasciare che questa struttura muoia senza essere stata mai utilizzata, solamente per una cattiva volontà e una cattiva gestione. Noi torniamo alla carica chiedendo se l'istituzione comune ci viene incontro e ce lo riconosce, ce lo dà in gestione, anche con un contratto a tempo determinato, per capire se così può funzionare. Noi siamo pronti e volenterosi. Una richiesta, quella del comitato Balate, rafforzata dal buon esempio di gestione del comitato di San Luca dell'impianto di quartiere. Sì, quella è una conferma che quando ci sono le volontà da ambo le parti, la gestione può essere assolutamente un frutto positivo, di dare un beneficio, un benefit all'area, a un quartiere come quello di San Luca, considerato la carenza di impianti che insistono in tutta la città. Sono veramente pochissimi, oppure assolutamente il canale alternativo è quello a pagamento, ma non mi pare che sia ormai oggi alla portata di tutti. C'è anche una carenza di un impegno economico anche per i bambini, per queste 5 euro benedette da pagare ogni ora di campo. Noi vorremmo, quella è proprio come dire il biglietto da visita, per poter dire che così come funziona quello di San Luca, gestito con grande oculatezza, con grande attenzione da parte del comitato del comprensorio di San Luca, perché non farlo in quello di Balate Pinzelli, dove siamo tanti e tanti abbiamo la possibilità di poterlo, come dire, rendere veramente, per quello che è, una bomboniera, ma luminosa verso tutta la città.